Le spalle delle paleoliche. Beh, queste sono state pensate. Ho firmato un accordo con Green Power quando stavo per terminare un mandato. Una percentuale, diciamo, dell'energia che viene prodotta, non in energia prodotta, veramente spesso portavano persone in questo tipo, oltre che per dire l'energia che ha un obiettivo, quello di arrestare la scuola. Siamo nella fase mezzo alla metropolitana, ci può dare molto passato, pagarati e porta molto duro nel corso della legge di stabilità, perché stanno le vittime di essa, alla fine loro non possano intraprendere, si tolgano questa opportunità che sicuramente, quindi grazie al sindaco di Reggio, grazie ai suoi delegati, grazie. Metropolitana è che va a toccare appunto tutta la parte dei comuni basso legamento che potrebbe, diciamo, offrire un punto di pubblicità che sono effetti per la metropolitana. Carmelo Versace, delegato alla viabilità della città metropolitana di Reggio Calabria, oggi insieme alla delegazione guidata dal sindaco Falcomatà, appunto sui comuni della Vallata del Tuccio, appunto per visionare le criticità presenti, ma soprattutto sviluppare programmazione in termini di eccellenze del territorio. Ma oggi ci troviamo in questo fantastico luogo immerso nella natura, in un contesto veramente importante sotto molteplici aspetti. Già dalle prime ore del mattino abbiamo visionato insieme ai tecnici della città metropolitana alcuni aspetti critici della strada, diciamo, più importante di collegamento che fondamentalmente collega la parte bassa con la parte alta della nostra città metropolitana e che va a toccare appunto tutta la parte dei comuni basso, del basso, diciamo, grecanico, della bassa grecanica. La SP3, stiamo parlando di una strada importante di collegamento che potrebbe, diciamo, offrire un punto di sviluppo con degli snodi importanti e quindi dare la possibilità di un maggior ampliamento di quelle che possono essere le potenzialità di questo, di questi luoghi fantastici, e abbiamo ovviamente riscontrato purtroppo alcune criticità che insieme ai tecnici della città metropolitana
ci stiamo riproponendo appunto di fare una seria programmazione, perché ricordo a tutti che questa era una strada proveniente da quelle che erano le strade inizialmente allocate del patrimonio ANAS, in gestione adesso in città metropolitana, e quindi comporta un impegno importante nella sua manutenzione ordinaria e straordinaria. E quindi siamo qui oggi per fare il punto non solo sotto l'aspetto appunto della viabilità, ma rispetto a quello che potrebbe dare come snodo importante per tutta l'area. Sindaco Monorchio, oggi una delegazione della città metropolitana in visita tra i comuni della Vallata del Tuccio. È un'occasione per riscoprire alcuni aspetti da valorizzare sul piano della promozione del territorio, ma anche per visionare alcune criticità che vanno risolte in termini di programmazione e di dotazione infrastrutturale del territorio. Buongiorno, assolutamente sì, anche se io ora, prima di parlare delle criticità, preferirei parlare anche di qualche potenzialità che ha questo territorio, anche di qualche intuizione che ha avuto qualche decennio fa, perché vedete alle mie spalle delle pale eoliche. Beh, queste sono state pensate nel lontanissimo 2001, quando personalmente ho firmato un accordo con Green Power, quando stavo per terminare un mandato di sindaco decennale, che appunto si concluse nel 2001. E mi pare che è stata una bella intuizione, perché non solo fornisce risorse al comune di Bagalati, perché ovviamente abbiamo una percentuale, diciamo, dell'energia che viene prodotta non in energia ma in, come dire, in somme finanziarie che ci vengono diciamo accreditate ogni anno, ma soprattutto perché abbiamo iniziato sin da allora questa transizione ecologica, cioè produrre energia dal vento. Ora in questo stesso territorio bellissimo, perché l'ho chiamato, noto come Piani di Lopa, perché è un bel pianoro, faremo un altro intervento importante che sarà in questo, sempre in questa direzione della transizione ecologica. Pianteremo esattamente 50.000 alberi che serviranno soprattutto per poi produrre legno, quindi dalla noce al ciliegio. È un intervento importante, speriamo che i lavori saranno avviati tra qualche settimana. Poi abbiamo ovviamente le criticità, stiamo percorrendo e abbiamo percorso da Bagalati ai Piani di Europa la strada SP3, che ormai è ridotta veramente male, molto pericolosa, con alcuni punti nei quali la carreggiata a seguito di frane è ridotta a qualche metro, e quindi non riescono neanche i mezzi di comunicazione importanti come gli autobus, che spesso portavano persone verso Gambari, percorrendo la Melito Gambari, non possono ovviamente più percorrerla. La giornata di oggi, oltre che per, voglio dire, vedere e promuovere questi posti bellissimi, sarà concentrata anche su altri temi rilevanti. Sapete che Bagalati, insieme a 11 comuni, è capofila di una strategia che si chiama Strategia Nazionale delle Aree Interne, quindi il termine nazionale vuole dire che è una strategia di respiro nazionale. In Calabria ce ne sono 4 aree come queste, la nostra è la seconda in ordine di tempo, e una settantina in tutta Italia. È una strategia che ha un obiettivo, quello di arrestare lo spopolamento. Siamo nella fase finale, abbiamo lavorato da molti anni, 4 anni, per portare quei servizi di cittadinanza che spesso, mancando, essendo carenti, costringono le persone ad abbandonare questi luoghi, le loro radici, e trasferirsi alla ricerca di questi servizi, da quello della sanità a quello dell'istruzione. E quindi speriamo che questa strategia riusciamo a chiuderla in queste settimane, entro il 30 di giugno ce la dovremmo fare, e vogliamo inserire all'interno di essa anche altre iniziative. Facciamo ovviamente riferimento alla città metropolitana, che ci può dare un sostegno. Stiamo pensando di riprendere
quella vecchia idea che qualche ventennio fa era andata parecchio avanti della strada Valaniti, Motta, Fossato, Bagalati, Roccaforte, Rocuti. E potrebbe essere una strada intercomunale di grande importanza per questi territori, li potrebbe fare veramente rivivere, rinascere, rigenerare, come si suole dire oggi. A proposito di strategia delle aree interne, vi voglio sottolineare che la città metropolitana, forse unica in Italia, è entrata con proprie risorse dentro quella strategia, conferendo circa 8 milioni di euro, 7 milioni e 8 per la precisione, che sono stati destinati alla mobilità, e noi quindi siamo contenti che oggi si può andare anche oltre. Infatti quella strategia, la strategia aree interne di cui vi parlavo, ha un impatto economico che si aggira intorno a 30 milioni di euro, di cui le risorse della legge di stabilità, che sono state all'origine di essa, alla fine oggi rappresentano una percentuale assolutamente ridotta, sono circa 4 milioni di euro su 30, voi capite bene che è una percentuale ridotta, ma sono servite per fare partire questa strategia. Quindi oggi faremo un approfondimento con tanti sindaci e vedremo di dare una prospettiva di sviluppo per una ripartenza che possa essere sostenibile in questo territorio e questi cittadini che sono legati al territorio, che stanno resistendo, e speriamo di poterlo fare con degli interventi assolutamente sostenibili e idonei a farli rimanere, a continuare le loro attività e a intraprendere soprattutto di nuove, perché noi confidiamo che soprattutto i nostri giovani possano intraprendere e colgano queste opportunità che sicuramente il Recovery Plan ci darà, darà anche a queste latitudini, se noi le sapremo cogliere. Quindi grazie al sindaco di Reggio, grazie ai suoi delegati, grazie ai dirigenti che oggi ci hanno voluto onorare della loro presenza.